A sangue freddo, uno spettacolo della compagnia Solari Vansi realizzato nel 1987, presentato inizialmente al Teatro La Piramide, un bellissimo spazio che avevano Mémé Perlini e Antonello Aglioti nel quartiere Ostiense, un grandissimo garage con due sale teatrali molto belle. E lì lo presentammo, poi successivamente lo spettacolo ebbe una sua bella tournée in Italia. E il lavoro, come dice il titolo, era ispirato alla tragica vicenda narrata da Truman Capote, a sangue freddo appunto, che racconta di un delitto compiuto da due sbandati, diciamo, americani che fanno una strage di una famiglia, in realtà per pochi dollari. Ma Alessandra Vanzi ha completamente rigirato questa vicenda, pur in parte seguendola, immettendo un incontro di questi due, quindi una fiction, un incontro di questi due criminali con una criminale, che non so tanto quanto definirla in questo modo, perché era una storia ispirata invece a una vicenda svoltasi a Milano. Che vide una modella americana ribellarsi alle persecuzioni, allo stalkeraggio si direbbe, ma molto pesante, di un cocainomane assatanato, fino a che lei, esasperata, prese una pistola e lo uccise. Lei naturalmente non finì sulla sedia elettrica, perché il delitto si svolse per fortuna sua in Italia e non in America. Ma tutto questo spettacolo inevitabilmente era un po' una riflessione sulla violenza, una violenza della disperazione dei due protagonisti maschili, una violenza simmetrica della giustizia americana che porta appunto a un altro omicidio, cioè la sedia elettrica, una violenza, come dire, forse giusta, insomma, che nasce dall'esasperazione della modella che appunto si ribella e uccide il suo persecutore. Spettacolo quindi molto rock, un immaginario americano molto, molto spinto, ma nello stesso tempo poi anche dal punto di vista musicale una commistione, come un po' sempre stato per noi, anche con generi diversi. Una scenografia molto, molto mobile, molto agita da noi attori e una presenza musicale anche in scena, grazie agli interventi di Ermanno Ghisio Erba con le percussioni, Torsten Kirchhoff con la chitarra e altri contrappunti, tra cui tutto quello rumoristico che era tutto ciò che produceva la scena stessa. Sicuro di tutto, tu, eh? E vuoi ricominciare? È che io mi sono fidato sempre del mio intuito. Per questo percepisco le cose. E le diamo un passaggio o no? No! Invece sì. Cercavo Maria perché aveva ucciso un uomo. Seguendo lei ho trovato le tracce di Dick e Perry. Mi è dispiaciuto per loro, hanno fatto una brutta fine. Ma lui seguitava a ridere e io gli ho sparato e poi mi sembrava che ridesse anche dopo e così a un certo punto ho seguitato a sparare. Quanti colpi? Cinque.
cerca di arrivare alla fine. Cosa hai fatto dopo che gli hai sparato? Dove sei andata? Sono uscita e ho fatto l'autostop. Si è fermata una macchina con due uomini e mi hanno dato un passaggio. Descrivimeli. Erano tutti e due giovani. Uno parlava con un accento straniero. La targa della macchina, te la ricordi? Non posso ricordarmi la targa della macchina. Sono stanca. Qual è il prezzo della vita umana per te? Non ha prezzo. E ritieni proporzionale la tua reazione alle provocazioni di Kay? No. Sai qual è la pena in questo stato? Per il reato di omicidio? Sì. C'era nessuna cassaforte, solo pochi spiccioli. Comunque è stato perfetto. Perfetto. $40. Perfetto. E niente testimonia. I paint the sheets across my bed. The birds will all fly free.
Perry? Perry, mi senti? Sì. Peccato. Non riesco a vederti. Tu mi vedi? No. Ma secondo te siamo soli? Hai ancora paura dei testimoni, Dick? Crepa. Non è possibile. Perché ridi? Maria! Sì? Com'è andato? Bene. Tutto bene. Tutto quel che accade è bene. Anche morire. Cosa c'è, Maria? Sei un'anima in prima? Non ti piacciono gli uomini, eh? No. Ma noi siamo stati gentili con te. Ma adesso ci divertiamo un po'. E poi ti lasciamo andare, eh? Ti piacerebbe? Pezzo di merda. Hai sentito, Perry? Abbiamo dato un passaggio a una piccola tigre. Chissà da chi sta scappando. Forse ha ucciso il guardiano dello zoo, eh? Ma io non lo dirò a nessuno. Se sei un pochino gentile con te. Te lo dico un'altra volta, adesso c'è lui. Potrebbe sentirci. Te lo dico quando si può sentire. Vediamo se mi... Aspetta! Aspetta! Lasciala stare. Non vedi che sta male? Saprei io come fare a stare bene. Piantala. Grazie. Come ti chiami? Ma
Adesso vattene. Vattene. Tipo quando uno vede un bel culo, eh? Non ti stanchi mai, eh? Sei pronto? E come mi trovi? Hai un sorriso meraviglioso. Cristo! Avevo giurato di non rimettere mai più piede in questo maledetto stato. Odio gli spazi piatti. Soffro di agorafobia. Di cosa? Agorafobia. È una parola che viene dal greco. L'ho letta sul mio dizionario. Tu i tuoi maledetti libri. E sai che faccio adesso, eh? Il punto è pazzo! Agorafobia vuol dire che non sopporto i deserti, le pianure. Mi deprimono, mi mettono l'angoscia. Per questo amo il mare. Ehi, Dick, dopo andiamo in Messico, eh? Certo, Penny! Liberarsi dagli abiti! Sorridere, rilassati, vivere come Maharaja, avere tutte le donne che si vogliono, certo, ci compriamo una barca, andiamo in Giappone. Dick, andresti pazzo per il Giappone. Già. La gente è meravigliosa. E poi le donne. Tu non hai mai conosciuto una vera donna. Sì, invece. C'era la mia prima moglie. Ma io ti porto alla vasca dei sogni. Ti metti nell'acqua. Delle ragazze vengono a lavarti. Avanti sulla schiena. E me l'hai già raccontato. E allora non mi posso ripetere? Più tardi ne parleremo più tardi. Ora
Ho un sacco di cose per la testa. Non voglio testimoni, eh? Lo capisci, Perry, che Dick non vuole testimoni. Capito? Quanti saranno? E come faccio a saperlo? Sei tu che hai tutte le informazioni. Già. Allora, ci sarà Mr. Clopper, no! La mogliettina, due ragazzi, altri due. Però è sabato, ci potrebbero essere degli ospiti, una piccola festa, diciamo una dozzina, ti va bene? Sono troppi! Non cacarti sotto, che è tutto quello che vi avevo promesso, no? Ne spacchiamo un bel po' addosso al muro! Contro il muro, Dick, non addosso al muro, contro il muro! Ogni aprile, stormi di pappagalli, verdi e arancio, volano in alto. Io li vedo volare, io li sento cantare. Ogni aprile, stormi di pappagalli, cantano. Verdi, chiamazzo e arancio, ma è sicuro come loro che parli sempre i pappagalli, non li vedo volare, è sicuro che non ti assanno, ma un santino della Madonna per terra. Per questo mi chiamo così. Era simpatica tua madre. Sì, lei sì. Perché tuo padre? Un mostro. Non sei mai andata d'accordo con gli uomini, eh? Quando ero piccola mi voleva affogare. Bella famigliola! Come quella di Perry! Perché la tua? Com'era la tua famiglia, Dick? I miei erano normali! Brava gente! Mio padre, per esempio! E tu, Dick? Sei proprio sicuro di essere normale? Io sono normale! Certo, ho sempre quella mal di testa da quando c'era la macchina. Era notte. Ho camminato fino a quando non ho trovato un motel.
Poi siete arrivati voi. Let's take it from the top. Non riesco a ricordarmi altro. Where did you meet Kay? Al locale dove lavoravo. And what kind of a job? Facevo la passerella prima dello strip. Poi scendevo in platea come barista. And then off with the clients. Non erano nel contratto. But more often than not. Un giorno Kay è arrivato al locale e le ha chiesto di andare con lui. Non mi andava. Perché? Non lo so. Mi faceva paura. Vada avanti. Era diventata una persecuzione. Veniva ogni sera e mi metteva le mani addosso. Poi diceva a tutti quanti che ero una ninfomane. Alla fine ho dovuto cambiare locale. Sempre lo stesso genere? Sì. Stesso giro di clienti? Sì. Però c'era uno che mi veniva a prendere tutte le sere. Diceva che voleva sposarmi. È mai stata sposata? Sì. Cos'è successo esattamente la notte di venerdì? Kay è arrivato al locale nuovo. E appena mi ha riconosciuto mi ha messo le mani addosso. Io sono andata dal mio fidanzato e gli ho chiesto di portarmi via. Ma lui non aveva voglia di muoversi. Kay ci ha raggiunto, si è seduto al tavolino con noi e gli ha pagato da bere. E poi ha cominciato a raccontargli che ero una ninfomane, che andavo a letto con 6 uomini insieme. E che sarebbe stato molto divertente se andavamo a casa sua. Così gli facevo vedere che cosa sapevo fare. E lui non diceva niente? No. Sembrava che si divertisse e seguitava a bere. Alla fine sono riuscita a trascinarlo via. E siete andati a casa sua? Sì. Appena siamo arrivati, mi ha detto che per quella notte potevo rimanere lì, ma che il giorno dopo era meglio che mi togliessi dai piedi. E che cosa ha fatto? Non sapevo più che cosa fare. Sono rimasta da sola in una stanza. Ed ero molto nervosa, allora ho cercato qualche cosa da leggere. Poi ho visto la pistola. Sapeva che c'era una pistola in casa? No. Comunque quando ha trovato la pistola ha deciso di uccidere Kay. No, volevo soltanto parlarne. Con la pistola? Era diventato un incubo e comunque sia non avevo proprio più niente da perdere. L'hai ucciso per via della rottura col tuo fidanzato? Non lo so. In che rapporti eri con lui? Gli avevo creduto quando diceva che voleva sposarmi. Va bene, comunque vai avanti. Hai trovato la pistola? Cosa hai fatto? Sono ritornata al locale e Kay era ancora lì. Gli ho detto che volevo parlargli e lui mi ha portato a casa sua. A
appena siamo arrivati mi ha offerto da bere. Anche della cocaina. Ci drogavi? Sì. Spesso? La sera prima di lavorare. Tutti i giorni? Sì. Vai avanti. Ho provato a parlare. Perché finalmente avevo deciso di scopare con lui. E quando ho cercato di dirgli che non era così, si è messo a ridere. E poi diceva che forse non mi bastava un uomo soltanto, però lui poteva telefonare a degli amici e seguitava a ridere. A un certo punto io ho preso la pistola soltanto per spaventarlo, ma lui seguitava a ridere e io gli ho sparato e poi mi sembrava che ridesse anche dopo e così a un certo punto ho seguitato a sparare. Quanti colpi? 5. Cerca di arrivare alla fine. Cosa hai fatto dopo che gli hai sparato? Dove sei andata? Sono uscita e ho fatto l'autostop. Si è fermata una macchina con due uomini e mi hanno dato un passaggio. Descrivimeli. Erano tutti e due giovani. Uno parlava con un accento straniero. La targa della macchina, te la ricordi? Non posso ricordarmi la targa della macchina. Sono stanca. Qual è il prezzo della vita umana per te? Non ha prezzo. E ritieni proporzionale la tua reazione alle provocazioni di Kay? No. Per il reato di omicidio. Sì. Sono stanca. È sbagliato. Scrivono questo assassino o assassini. Invece dovrebbe essere questo assassino o questi assassini. Comunque, non ci credo. Hanno scritto assenza di indizi. E tu ci credi, Dick? Senti, se ci avessero collegati al delitto, noi due non saremmo qui adesso, eh? Sei sempre sicuro di tutto, tu? Come per la storia della cassaforte, eh? E adesso vuoi ricominciare? È che io mi sono fidato sempre del mio intuito. Percepisco le cose prima di vederle. È come avere un radar interno. Per esempio, mio fratello e sua moglie erano pazzi l'uno dell'altra, solo che lui era troppo geloso, la ossessionava. Allora lei un giorno è tornata a casa, ha preso la carabina, si è messa sul letto e si è sparata in bocca e dopo qualche ora è arrivato lui e l'ha vista così sul letto e si è messo accanto anche lui e si è sparato in bocca. E come c'entra il tuo intuito? È che io ero in Alaska e stavo dormendo e mi sono svegliato urlando.
E poi è arrivata la notizia. E poi mi è successo un mucchio di altre volte. Anche con mia sorella Fern. Perché anche la sorellina si è uccisa, eh? Anche con Fern. Lo stesso si è buttata dalla finestra. Mamma mia, che tristezza, eh? E tu? Perché hai voluto venire lo stesso? Se questo è il tuo intuito, sembra ti ha detto di restarsene a casa, eh? Perché quando una cosa deve accadere, è bene che accada! Non la posso fermare! Non sai, la posso fermare! E sai che adesso mi stai... Oh mio! Scocciando di nuovo, hai capito? Sai qual è la verità? Sai bene qual è la verità? Che tu ti stai cacando sotto! Ti stai cacando sotto! Va bene, Lì! Va tutto bene! Va sempre tutto bene. Trovarsi così tutti nello stesso posto. Pensa che quanto Perry ha letto sul giornale che ti avevano presa. Mi ha detto ti aveva salvato, che mi ha salvato la vita, perché se io non ti toglievo le mani ti tosso, mi ammazzavi. È vero, Maria, l'avresti fatto. Avevo già buttato la pistola. Con
cosa c'è? Io ti faccio schifo, eh? E quello? Perry dice che sei uno di quelli che saltano addosso alle minorenni, Dick. Come siete bravi due, Perry, eh? Peccato che avete soltanto ammazzato 5 persone in 2, eh? Perché io non ho ammazzato nessuno. E sono un poveraccio io. Non ho mai tolto un capello da nessuno. Ma voi due, con un'amica di 2 persone e mezza a testa, mica male. Però mi fa tanto schifo parlare con lui. Non ho detto che mi fa schifo. Dick, non credevo che avresti parlato per primo. Invece sei stato tu a uccidere. Avrei dovuto ucciderti quella notte. Per i parli, ti racconta un sacco di belle cose il nostro buon Perry. Con me non parla mai. Avrei dovuto ucciderlo quella notte. Perry non parla. Perry disegna. Scrive. È un maniaco della cultura. Lo era anche prima. Maria, ho fatto di nuovo quel sogno questa notte, sai? Le pareti della cella che si aprono, il cielo che si abbassa, entra il grande uccello, giallo come un girasole, con la testa da pappagallo, e scende giù, impicchiata, come un angelo vendicatore, mi afferra e mi porta in alto, sempre più in alto. Io vedo il carcere, i poliziotti che mi inseguono, incazzati perché sono libero, e perché sto volando, e perché sto meglio di tutti loro. Maria! Dei pappagalli, no? Io sono normale. Sogno delle bionde. Mi piacciono! Perciò è normale! I miei occhi hanno visto la gloria! I miei occhi hanno visto la gloria! Dell'avvento del Signore, dell'avvento del Signore, e distrugge l'uva, e distrugge l'uva, le vigne che la collerà, le vigne che la collerà, gloria, gloria, alleluia. Thank you.
Non mi piace questa canzone. La cantavamo sempre quella notte. E ci veniva da ridere. Ma come fai? Vuoi sapere se mi dispiace? Se è questo che intendi, no. Non provo nulla. Vorrei il contrario. Ma non ci riesco. Mezz'ora dopo, Dick scherzava. E io ridevo. Avevamo una fame tremenda. Anche dopo il ristorante non riuscivamo a smettere di ridere. Io sono abbastanza preoccupato per me stesso, abbastanza addolorato. La brava gente vuole impiccarmi e un bravo boia sarà felice di farlo. È facile uccidere, molto più facile che smerciare un assegno rubato. Ricorda che li ho conosciuti per mezz'ora soltanto. Se li avessi conosciuti di più, sarebbe stato diverso. Ma così com'è andata, è stato come colpire un bersaglio antirossino. Ti fai venire l'angoscia e poi non riesco più a pensare. La cosa ce l'ho io, la caldo, così caldo che non riesco neanche a dormire. Prova a leggere. Sai che non mi piace, no? Mi piace soltanto la musica. Un tempo pensavo di diventare un ballerino di tip-tap. Mi sarei fatto chiamare Perio Parso. Perio Parso e il suo gruppo, naturalmente. Avrei lavorato nei locali di lusso, Las Vegas. E chi lo sa? Ma loro erano innocenti. E,
E chi lo sa? Voglio dire, anche tu, prima di sparare, anche tu eri innocente, no? Vuoi dire che io sono come loro? E chi lo sa, io... Io sono normale. Tutto quel che accade è bene. Tutto quel che accade è bene. Signora! Non c'è nessuno che ha Io invece so! Chi ce n'ha veduta? E prima che...
vero? Vedo cosa, Diana! Dove cazzo sono i sacchi? Dove sono i sacchi? Dove sono? Qui non ci sono. Dick, non c'è nessuna cazzo. Calmo, calmo. Andiamo via. Calmo! La situazione è sbagliata. Cazzo, calmo! Via. Calmo! Adoro, tu, leghi, leghi tutti, leghi tutti. Mi porti in bagno! Io vado a cercare i soldi. Quando abbiamo i soldi, taglieremo tutta la gola. Fa troppo rumore. Baran, che cazzo fai? E che cazzo fai? Io ti ammazzo tutto! È solo un ragazzo! È solo un ragazzo! Qui? Cosa succede? Un scherzo? Carina, come ti chiami? Oh, no, no, non aver paura! È per il pigiamino che abbiamo! Quanti anni hai, piccolina? Che vuoi fare? Carina che sei! Che vuoi fare? Accidenti, vado, fammi la ragazzina! No? Lasciala stare! Lasciala! E dopo puoi fartela anche tu! Lo sai che mi fanno schifo i maniaci! La leggo io! Vai a cercare i soldi! D'accordo, d'accordo, baby! No, pensi così! Un binocolo, ti piace? Ti piace? E sento per guardare il cielo e le onde. Ti piace? Avanti, hai paura di... Forte, no? Avanti, avanti, finisci lì, ti sentirai meglio. Va bene, lo faccio io. Hai paura, avanti di... Pochi spiccioli. Comunque è stato perfetto. Perfetto. $40. Perfetto. Niente testimonia. Thank you.
Suonare la canzone della radio. Se balli, sì. Perry, puoi cantare insieme a Dick? No, no! Lui no! È stonato! Come un coyote. Questa volta non importa. E poi non sono stonato. Sono timido. Sai che sarò la prima. E beh? Non aver paura, no? Com'è morire secondo te? Non lo so, non mi interessa. Non si sente niente. No, I love you. When you put your arms around me, I got a feeling so hard to bear. I got a fever. Ooh, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. You give me fever. Se avete qualcosa da dire. Secondo me è veramente crudele togliere la vita umana in questo modo. Questa era l'ultima occasione. Non provo alcun rancore. Non ho voglia di parlare. You never know how much I care when you put your arms around me. Certo, io sono normale. Dipende dal bene e dal male. Cosa? Se sai distinguere sei normale. Ecco, ho sempre detto che eri un pazzo. Perché? Perché per te va sempre tutto bene. Andrà bene, va tutto bene. Già, a volte ho dei dubbi. Avrei voluto avere più tempo. Per capire? Per vivere.